Oggi siamo qui con Carol e Ruggero, intanto benvenuti e bentornati soprattutto. Grazie. Grazie. Grazie, finalmente in Italia. Siete qui per Soy Luna Live. Una cosa che tantissimi dei vostri fan ci stanno chiedendo è, siccome ci sono diverse canzoni di Soy Luna che poi avete fatto la versione italiana, se le sentiremo nel tour, anche se qualcuna, e poi visto che tu hai scritto una canzone per la seconda stagione di Soy Luna, ci chiedono com'è cantare dal vivo e se ci canterete magari la versione italiana di quella canzone. Solo tu rimani accanto a me, è per questo che canto. Domani facciamo uno spettacolo a Torino e domani la sentirete. E sì, canteremo questa canzone che è Schemas da, che in italiano è Solo tu. Solo tú y alas. Alas Alla, ah, que non lo sabia. sí, la parte donde, bueno, ah, lo sabes. La parte donde sale Luna, bueno, estaré cantando la canción en italiano. E ovviamente canterò A Già Voi, che è una canzone che ho scritto io, quindi è un'emozione fantastica perché ogni volta che salgo su quel palcoscenico dico: oh, sto cantando una canzone che ho scritto nel balcone di casa. È davvero molto emozionante e sono contento di aver avuto questa grandissima possibilità. Un'altra cosa che ci chiedono i vostri fan è se c'è qualcosa, che è un rituale che fate prima di salire sul palco. No, sì, c'è qualcosa che facciamo tutti quanti insieme, in questo caso con Carol c'è un saluto che facciamo specialmente, lo vuoi vedere? Dura 20 secondi. Sei sicuro? Vediamo un Vediamo. po'. Abbraccio. Perfetto. E vi capita mai di sbagliarlo? Sì. L'altro giorno gli ho detto sicuramente mi sbaglierò. Si eso hacemos, o bueno, yo en mi caso, o también todos con el elenco, nos ponemos todas las manos así juntos y hasta, hacemos hasta el número que. 16. Sí, ese. Entonces damos ¡wow! Y bueno, hacemos eso. C'è invece una canzone di Soy Luna che non è finita nello spettacolo, che però vi sarebbe piaciuto cantare dal vivo. Pensa che questa è la prima volta che veniamo in Europa, quindi in questo caso avevamo uno spettacolo nell'America Latina che già avevamo già tutto pronto, bello e fatto. Sono cambiate alcune canzoni. Non so, tenesse alcune canzoni che devo. A me piacerebbe cantare Vive Se Mi, che è un altro duetto che Sì, facciamo me lo insieme. sono. Però può darsi prossimamente, chi lo sa. Tutto Ojalá. cambia. Vi vedremo anche con i pattini sul palco. Come spostarsi dalla sala dove lo fate di solito a essere sul palco? Non avete paura magari di. Io avrei paura di cadere giù dal palco tutto il tempo. Realmente en televisión, por ejemplo, con los patines te caes y bueno, corte y la vuelves a hacer hasta que quede perfecta. Aquí en vivo te caes en los patines y no te queda de otra que levantarte y sonreír y no pasa nada. Realmente es una realidad, es un deporte, es bastante complicado, obviamente que tienes un límite o sea, de patinar, no es que tienes el espacio del mundo, ¿no? Pero realmente yo creo que es divertido y en el momento que salimos con los patines la gente hace como, como que les emociona muchísimo verlos en patines. Sì. So. Diciamo che Carol è quella che pattina di più durante lo spettacolo. Noi abbiamo la possibilità di pattinare alla fine dello spettacolo. E a volte sì, cadiamo perché pure il pavimento, in questo caso il Con los palcoscenico, papelitos de los sì. colores. Quando cadono, come si chiamano, i coriandoli, tutte queste cose sul palcoscenico, scivoliamo tutto il tempo. Ciao amici di Ginger Generation, come state? Les mandamos un beso super super Un grande. bacio. Un bacio super Vi grande. vogliamo bene, ciao! Ciao.